La città farà un altro passo avanti verso la mobilità sostenibile. Tra le diverse iniziative, infatti, che guardano in questa direzione, si aggiunge un altro tassello, grazie al progetto Cicli Solidali, finanziato da Fondazione con il Sud. Un progetto che parte da una rete di soggetti, tra enti, associazioni e cooperative, e che diventerà realtà in circa 3 anni nel territorio interno della Sicilia, tra Caltanissetta ed Enna, coinvolgendo anche Calascibetta, Villa Rosa, San Cataldo, Val Guarnera Caropepe, Delia e Sommatino. Attraverso i cicli a pedalata assistita e dunque una sensibilizzazione verso il loro maggiore utilizzo e sul loro minore impatto economico e ambientale, si pensa anche al fine educativo, con iniziative nelle scuole e alla solidarietà con la possibilità di distribuire farmaci, ad esempio, o cibo a chi ne ha necessità. È stata fatta una rete che contempla i due comuni capoluogo, quindi quello di Enna e di Caltanissetta. Questo CEA, il CEA Alexander Humboldt, Lega Ambiente Caltanissetta, poi c'è la cooperativa Ethnos di Caltanissetta, la cooperativa Aleteia di Enna e anche il CRAS di Enna. È quindi una rete che ha presentato un progetto sulla mobilità sostenibile ed è il risultato vincitore questo progetto di Cicli Solidali, che bene si inserisce con le altre progettualità realizzate dal comune di Caltanissetta di Enna, Agenda Urbana o le piste ciclabili che si stanno realizzando in entrambi i capoluoghi. E questo progetto prevede la realizzazione, andando a fronte di un progetto di circa 400.000 euro, prevede la realizzazione di due ciclofficine, una a Enna Bassa e una a Caltanissetta, ciascuna dotata di 22 cicli, bicicletta pedalata assistita. In realtà un paio sono dei cargo, quindi perché serviranno per portare diciamo, i prodotti solidali nelle stradine più strette dei centri storici. Queste due ciclofficine funzioneranno, hanno ricevuto questo finanziamento per 3 anni, ogni ciclofficina darà lavoro a 3 persone. Queste biciclette serviranno da una parte per essere affittate ai turisti, per realizzare dei tour in bicicletta, per incentivare sempre di più la cittadinanza, le persone ad andare in bicicletta con questa mobilità lenta e sostenibile. E il progetto prevede realizzazione di formazione nelle scuole, giornata tipo di utilizzo di questa bicicletta. La ciclofficina sarà a servizio della città, a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse biciclette. Diciamo, è un progetto molto bello, ripeto, che si inserisce bene con l'idea di mobilità sostenibile che abbiamo.